Sandro, una settimana speciale la tua? Sì, sicuramente. Dalla nazionale a tutto, già una settimana importantissima, veramente emozionantissima. Quindi ho cercato di far sì che fosse una settimana come le altre, senza avere nella testa la nazionale, altre cose, ho pensato solo alla partita di domenica. Poi quello che verrà ci penseremo dopo. Come hai fatto a non pensare a tutto ciò che sta succedendo attorno a te? Comunque questa chiamata, innanzitutto ti chiedo se è emozionante, poi ti chiedo anche come sei riuscito a isolare tutte quelle che sono i discorsi e poi concentrarti solo sul campo e a sfoderare un'altra grandissima prestazione. No, sicuramente sì, ero emozionatissimo, anche oggi, dopo la partita, sicuramente dopo il gol. E l'ho isolato sicuramente non guardando cose sul telefono, non farmi, facendo finta anche di niente, non guardare i giornali, non guardare niente, pensando solo alla partita di oggi. E anche grazie al mister, allo staff, alla società. E sono stato aiutato da tutti e ho cercato di tirare il più possibile, pensando solo oggi. Ti racconto questo aneddoto, prima nell'uscita abbiamo incrociato tua nonna, che credo era qua insieme alla famiglia, non è riuscita neanche a esprimere l'emozione per il gol, ma soprattutto per la settimana che stai vivendo. Ti chiedo anche quanto è importante la famiglia in questo momento per te. È importantissima la famiglia sicuramente, poi mia nonna è una cosa a parte, come se vivesse sempre con me, lei mi chiama sempre, mi chiama tutti i giorni, è una cosa, tantissimi anni viaggia, la chiamo nonna e basta, alcuni la chiamano Gina, alcuni viaggia, alcuni e niente, e sicuramente penso sempre a lei, lei pensa sempre a me, vede sempre, esulta il gol, esulta il replay del gol, quindi è una cosa fantastica.